Eccoci in diretta con i nostri ospiti, come avevamo annunciato prima, l'assessore Patrizia Crea e l'assessore Maria Bruni. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buona Buongiorno a domenica. tutti. Eccoci qua, eccoci qua. Bene, parleremo un po' di tante cose. Vediamo in base al tempo disponibile che abbiamo di fare più domande possibili. Intanto partirei subito con l'assessore Maria Bruni per la differenziata, perché è una cosa che molte persone vogliono capire di più. Sì, finalmente anche il territorio meritese, tutto il territorio meritese sarà protagonista di questo cambiamento, un cambiamento atteso e voluto dalla maggior parte della cittadinanza. In settimana comunicheremo la data effettiva di inizio del servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio, non più soltanto limitato ad alcune piccole zone che già da qualche mese lo stanno svolgendo in maniera ottimale, sia dal punto di vista del servizio anche dal punto di vista proprio personale. Riceviamo i complimenti per questo servizio, insomma, di porta a porta. Dice: meno male, dice che abbiamo iniziato a differenziare. Non sapevo fosse così, sinceramente avrei preferito farlo prima. Ecco, quindi diciamo che già molti sono soddisfatti, contenti della differenziata. Sì, sono soddisfatti, contenti. In settimana daremo comunicazione sul giorno di avvio proprio della raccolta. Finalmente i bidoni, questi bidoni che ci Sì. sono in mezzo alla strada spariranno. Spariranno. Obsoleti. Obsoleti. Spariranno da tutto il territorio. Abbiamo completato nelle zone dove già si era avviato proprio il servizio di raccolta differenziata porta a porta venerdì scorso. È rimasta qualche campana, ma già dalla giornata di domani sarà prelevata. Ecco, assessore, io le devo fare qualche domanda, Sì. perché la gente poi per strada ci chiede, no? Ecco, e molti ancora non sanno come funziona il porta a porta. Ecco, perché molti ci chiedono, ma il porta a porta verranno ecco, in uno stabile di 6 piani, no? Ecco, magari dice, come fa l'anziano a scendere giù il bidoncino? Lo prendono sopra oppure bisogna portare... Ecco, come funziona? Diciamolo una volta per tutte, così magari... Assolutamente, comunque nella carta dei servizi viene spiegato tutto passo passo, come differenziare, come suddividere i rifiuti in base alle categorie merceologiche. Comunque c'è un calendario in base al quale ognuno sa, ad esempio, che il lunedì c'è l'indifferenziato, il martedì, il giovedì ed il sabato ci sarà l'organico, il mercoledì la carta ed il cartone, il venerdì il multimateriale e la raccolta degli ingombranti e la domenica il vetro. Quindi vengono... Naturalmente, la sera, dalle 21 alle ore 24, si ha il tempo materiale in pratica di prendere il mastello in base alla categoria merceologica trattata l'indomani mattina, metterlo fuori casa sul ciglio stradale. Sul ciglio, Sul ciglio scusate. stradale, anche perché sinceramente far salire verso le 2, le 3, le 4 di notte gente sconosciuta in uno stabile non mi sembra corretto né per le persone che vi abitano e né naturalmente anche per gli operatori. Salire sarebbe, insomma, Quindi poco il giorno prima, convenevole ecco, anche forse per... abbiamo già qualche telefonata, facciamo parlare un po' la gente, vediamo. Pronto? Devi abbassare il volume della radio. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Chi... Pronto? Sì, pronto? Mi senti? Pronto? Mi senti? Ecco, Sì. chi parla? Pronto, buongiorno. Io sono Pitasi, abito in via Rungolo. Via Rugolo? Sì, Sì, Rumbolo. Rumbolo, Rumbolo, ok. Io vorrei dire all'assessore, è possibile che si possano riparare questi buchi? Che è impossibile Ah, camminare. stavamo parlando un po' di... Io stamattina ho preso uno nella via Marina, che ce ne stavo dentro per poco. Le buche stradali. Allora, come hai detto che ti chiami? Pitasi, Io Pitasi. ascolta, noi stavamo parlando un po' d'altro a dire il vero, stavamo parlando della differenziata, quindi magari poi inviteremo... O qui può rispondere... A proposito della differenziata, dove si possono ritirare Ecco. i gettini? Allora, per tutti il centro di distribuzione è in via del Fortino, accanto, per intenderci, il comando di polizia locale. Lì tutti coloro i quali non hanno ancora provveduto a ritirare il kit sono pregati di farlo al più presto, proprio in vista dell'imminente partenza del servizio. Ecco, capito? Quindi via del Gli Fortino. orari, così vi comunico anche gli Sì. orari in modo da essere chiari, senza avere confusione, sono tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 ed il venerdì dalle 14 alle 18.
Se vuole l'assessore Crea, per quanto riguarda le buche. Signor Pitassi, visto che è in linea... In questo periodo non ci vorrebbe qualche giorno in più di pomeriggio, per me. Scusa? Qualche giorno in più del ritiro dei castelli di pomeriggio. Per il ritiro... Vediamo un attimino, magari vediamo. Bisogna vedere un attimino. Verifichiamo la disponibilità, vediamo un attimino. Accogliamo questa e vediamo se possiamo venire in conto. Signor Pitassi, buongiorno, sono l'assessore Crea. Quindi approfitto della sua domanda sulle buche che sono presenti nel nostro territorio per darle qualche informazione. Come lei avrà potuto vedere, abbiamo cercato e iniziato già a riparare qualcosa. Sulla nazionale abbiamo cercato di riparare quelle buche che erano in realtà delle voragini. E sappiamo bene che sono... Io stamattina ne ho preso una. Sì, e lei ha ragione. E sappiamo che sono presenti... Via Marina. Sì, lo immagino, perché anche noi facciamo queste strade, lo sappiamo bene. Deve immaginare che queste buche, che noi facciamo riferimento al fatto che magari i lavori precedenti non sono stati fatti chissà quanto bene. Il tempo e le condizioni meteorologiche non ci hanno avvantaggiati, ci sono state delle piogge come mai forse abbiamo visto nel nostro territorio, quindi si sono create delle vere e proprie voragini nella strada. Lei avrà visto che abbiamo iniziato un po' di lavori sulla nazionale e in qualche zona periferica dove voi magari praticate di meno, ma che ci sono dei disagi. Guardi, quello dica. Non è riparare, quello è arranciare. E facciamo quello che si può, perché in realtà, diciamocelo bene, io e lei, signor Pitassi, in realtà la dovremmo fare un tipo di lavoro su tutto il manto stradale, rifarlo da zero e da capo. Esatto. E chi lo sa, magari ci riusciremo più avanti, però con le condizioni che ci sono, mi creda, è l'inizio dei lavori che si continueranno anche nella sua zona, anche nella zona della Marina, Peppino Surfaro, in cui lei oggi ha visto questa buca, e in altre zone. Abbiamo soltanto iniziato, ma i lavori continueranno. Guarda, e sicuramente nella via Berlinguer ci sono almeno... Nella via Berlinguer, lo so, alcuni tratti infatti sono stati attenzionati dall'ufficio tecnico, dal sindaco in prima persona, e verranno riparati in maniera ancora migliore, nel senso che verranno rifatti completi i tratti. Quindi abbiate un po' di pazienza, perché ci stiamo lavorando, stia tranquillo. Va bene, una buona domenica. Grazie signor Pitassi, grazie per il suo intervento. Allora, lo vogliamo concludere per quanto stavamo parlando della, sì, quindi sì, per il conferimento e per il posizionamento corretto dei mastelli devono essere quindi messi sul ecco, ciglio stradale in maniera corretta la sera prima dalle 21 alle ore 24. Mi raccomando, i mastelli sono dei mastelli antirandagismo, quindi vanno chiusi bene attraverso, diciamo, il posizionamento corretto del manico, in maniera che diciamo non ci siano eventuali inconvenienti legati ad esempio a cani o gatti che esatto. possano io ho risposto a alcune domande che mi facevano, dice, però poi quando noi lasciamo il mastello sotto viene poi si mischia con quelli degli altri inquilini, allora scrivigli il nome sopra. Assolutamente, mettiamo una targhetta identificativa con il proprio cognome, il nome e cognome, anche perché ogni mastello è dotato di un microchip che va ad identificare il soggetto, quindi l'utente registrato all'ufficio tributi, e quindi noi sappiamo effettivamente chi svolge la raccolta differenziata e chi non lo fa. Ecco, altra domanda e poi faremo altre domande all'assessore Crea. Molti ci chiedono, ma con questa differenziata nella bolletta dopo della spazzatura, perché la gente vuole sapere, certo, pagheremo di più, pagheremo di meno, come funziona? Ecco. Assolutamente andremo a pagare di meno, in quanto sono minori i costi di conferimento e discarica, quindi minori i costi di conferimento sostenuti dall'ente, minore sarà la bolletta, naturalmente il riparto nei confronti di tutti gli utenti, anche perché così con la raccolta differenziata tutti gli utenti saranno costretti tra virgolette a partecipare a fare la raccolta differenziata, quindi venendo anche meno quelle persone che fino a tutt'oggi non erano iscritte a ruolo presso l'ufficio del comune, quindi per il pagamento della tassa. Quindi la tassa viene ripartita quindi per più persone rispetto al passato, e poi con minori costi di gestione andremo ad avere effettivamente un risparmio per l'ente. Bene, questo e anche per i consumatori. Ecco, se poi avete ancora qualche dubbio potete intervenire telefonando lo 09. Filippo, me la fai aggiungere una certo, cosa? Certo, prego. Allora, so che quello che dirò sarà un poco impopolare, però dobbiamo dircele le cose, perché certo, siamo abituati un po' così. Esatto. Volevo aggiungere alle informazioni che ha dato Maria in maniera eccellente, perché è stata chiara in tutto, volevo aggiungere due o tre cosette che sono pratiche.
Fare la differenziata è una cosa importante. L'amministrazione Meduri ci ha portato a differenziare Maiund e Cinescio. Non è così. È un obbligo di legge, tutti i comuni si devono adeguare, anche il comune di Merito si deve adeguare, che non ha niente di più e niente di meno rispetto ad altri comuni. Avere un paese in cui si fa la differenziata porta tantissimi vantaggi. Uno, il paese è pulito. Assolutamente. Due, abbiamo meno oneri in discariche, come ha spiegato prima l'assessore Bruni, ci consente di avere delle bollette meno salate a tutti. Tre, laddove la differenziata è già partita, nelle piccole frazioni, io abito a Musa per cui lo vedo, è inutile che scendiamo con le buste della spazzatura attaccate al finestrino della macchina e poi le buttiamo, ecco, ad Annà, a Merito, a dintorni. Noi dobbiamo capire che fare la differenziata non è una cosa dell'altro mondo, è bellissimo. Io abito in un paese, in un paesino, in una frazioncina, in cui ci sono molti anziani. È bellissimo vedere l'anziano che esce da casa sua e si porta questa bottiglia verso il mastello e dice: ma chi sta onde là e mentiri? È una cosa bella, voglio dire, e tu vedi il giovane con la macchina che invece si accontenta di andare a buttare la busta chissà per in quale strada, giardino. Esatto. Non è bello, non è dignitoso, non è civile, non ci porterà a niente di buono. Io capisco che è necessario pretendere molto dagli amministratori di un paese, però scusateci che ve lo diciamo, noi oggi qui vi chiediamo di aiutarci. Noi pretendiamo molto dal territorio invece, perché se una cosa buona la si fa, possiamo ottenere dei risultati buoni se la facciamo tutti insieme. Se qualcosa non è chiaro, avete tutti gli uffici, avete tutti gli amministratori a portata di mano, potete chiedere qualsiasi spiegazione. È semplicissimo, ve lo dico perché è partita a Musa e quindi lo so, è semplicissimo fare la differenziata. E io che passo tutti i giorni nel mio paese, vedere che non ci sono più quei cassonetti del 1800, quei cassonetti che portano sporcizia, puzza e quant'altro, e quindi si crea quell'ambiente decoroso, è davvero bello. Per piacere, aiutateci a farla bene. E se vedete che qualcuno butta la busta nel primo giardino che capita, dovete essere i primi a rilevarlo e a rimproverarlo, perché non si fa così. Certo, certo, vero, condivido perfettamente, perché finalmente dopo una vita riusciamo a buttare via questi bidoni che sono veramente qualcosa di schifoso, diciamo in questa maniera, per la nostra città. Quindi la città è nostra, teniamo pulita, aiutiamo i nostri amministratori a portare avanti questa differenziata che finalmente, diciamo veramente finalmente, a Merito con questa amministrazione la si può fare tranquillamente. Ci proviamo. Assolutamente. Ora, se avete ancora qualche altro dubbio per quanto riguarda la differenziata, chiamate, l'assessore Maria Bruni sarà pronta a rispondere a qualsiasi vostra domanda. Mentre con l'assessore sì, prego, un'ultima cosa, io invito tutti coloro che non sanno. Allora, c'è un servizio per quanto riguarda gli ingombranti, non li buttiamo sul ciglio stradale, cosa, non bravo. Li buttiamo sui campi, sul campo del vicino, tra virgolette, perché andiamo a deturpare l'ambiente, quello che è il nostro paese, quello che è il nostro territorio, la vivibilità dei nostri figli. Perché vedere, uno si fa una passeggiata, non lo so, a lungomare, si vede il frigorifero appoggiato certo. lì, o un televisore, no. È tanto semplice, chiami il numero verde, prenoti il ritiro, non paghi nulla, non ti devi accollare nulla, non devi caricare nulla sulla macchina. Lo posizioni la giornata che loro vengono a ritirare e finisce lì. Stop. Ecco, diciamolo che bisogna due pezzi alla volta, mi pare. Massimo, si possono conferire, due pezzi alla volta. Quindi se avete tanta roba, chiamate il numero verde 800 597 673. Questo per gli ingombranti, giusto? Questo per gli ingombranti, ecco. O per qualsiasi comunque delucidazione risponderà la società e daranno ogni chiarimento per quanto riguarda lo svolgimento del servizio. Ecco, questo per quanto riguarda anche gli ingombranti, veramente diamoci una mano tutti quanti. E anche per le ramaglie, anche per le ramaglie, perché noi come si deve fare? Perché noi vediamo sempre la stessa cosa, si chiama sempre il numero verde, si spiega il quantitativo, perché non per quantitativi eccessivi, però per piccoli quantitativi raccolti in sacchi, loro vengono e li ritirano gratuitamente su tutto il territorio comunale. Ecco, non vi voglio vedere buttare e riempire i cassonetti di ma no, anche perché uno deve caricarsi il frigorifero in macchina. Fate uno sforzo fisico non necessario. Voglio dire, il televisore vecchio, caricalo in macchina, con il pericolo che può scoppiare anche il televisore, il frigo, fare tutto questo. Allora, quando c'è una ditta appunto che fa questi lavori, voi una telefonata, non pagate nulla, quindi fatelo, facciamolo tutti, ecco. Bene,
Ecco, forse arriva qualche altra telefonata, poi faremo parlare l'assessore Crea per quanto riguarda anche per questa giornata di carnevale, giusto? Ecco, forse abbiamo un'altra telefonata, vediamo cosa ci dicono dalla regia. Eccola qua, vediamo, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono la signora Rita, volevo parlare con Maria a proposito della differenziata. La signora Maria con Maria. Maria Bruni. Maria Bruni, prego. Niente, io cioè praticamente io la differenziata non so da quanto tempo che la sto facendo, la carta, la plastica, il vetro, però adesso qua vicino a me c'è il bidone della plastica che non so da quanto tempo è messo là e non è passato nessuno a ritirarlo, perché io tengo un sacco tutto plastica, alla fine l'ho preso e l'ho portato lì vicino ai bidoni perché non era pieno qua sotto, non lo so. Adesso speriamo che questa differenziata parta. È un bidone di quelli grandi. Dove abita, signora? In quale zona? Maria. In quale zona abita, signora? Madonnuccia. Ok, so che c'è stato un disservizio, un piccolo problema che hanno risolto. Noi abbiamo comunicato, loro ci hanno anche risposto e è stato insomma identificato in una giornata soltanto, è venerdì di 2 settimane fa. Sicuramente faremo presente quest'altra anomalia, tra virgolette, che lei ha denunciato. E, comunque sì, adesso partiremo e mi auguro che questi disservizi non possano più capitare. Complimenti, signora, per il suo senso civico e per la sua propensione a differenziare da diverso tempo. Questo denota la volontà dei melitesi a sposare questo progetto nostro. Complimenti ancora, signore, grazie. Si faccia portavoce anche con chi eventualmente ha dei dubbi nel differenziare. Ok, anzi io ti dico che sotto prima c'erano 3 fustelli, uno, quello della carta bianca è sparito, per cui io la carta la metto in quello del vicino, perché buttarla nella spazzatura normale. C'è ragione. Si può accettare. Va bene. È la carta, dai. Va bene. Ok. Grazie signora Maria, grazie per il suo intervento, grazie mille, buongiorno. Grazie. Beh, insomma, c'ha ragione, poverino, dice, mi è sparito il fustello. Questo organizzarsi in una maniera personale che però porta... vabbè, dai. Ma che comunque, i problemi all'inizio ci sono, certo. È chiaro. Vabbè, però... siamo in una fase di start-up, siamo di transizione normale. Dai, vedremo che con il tempo, piano piano, ci abitueremo a tutto. Andremo sempre meglio. Dai. Sicuramente. Allora, assessore Crea, sì. da dove iniziamo? Va bene, diamo un poco. Abbiamo altra telefonata? Ecco, arriva. Diamo spazio a loro. Sì. Pronto? Sì? Sì, buongiorno, chi parla? Chi parla? Sono la signora Caraccio, ma comunque vorrei sapere il numero verde. Il numero verde? Sì, 800-597-673. No. Aspetti, signora, mi ascolti, deve abbassare il volume del televisore o della radio. Altrimenti non ci può seguire, ci segue in ritardo. Lei ci ascolti solo per telefono, hai capito? Ecco, abbassi. Piano, me lo detto piano. Ok. Piano. Pronta, signora? Inizio. 800. Poi? 597. 597. 6 7 3 3. Questo è il numero verde, signora, capito? Sì, bene. La ringrazio. Prego. Grazie a lei. Prego, arrivederci. Salve. C'è il volume del televisore alto e quindi non ci segue in ritardo. Allora, bene, Filippo. Bene, iniziamo. Diamoci qualche informazione. Sì. Perché in effetti ne vorrei dare più di una al di là del carnevale, però sì. Iniziamo da quello. Questo momento del carnevale, che non ha caratterizzato l'anno scorso la nostra amministrazione o la volontà di fare una festa in maschera, quest'anno ci vede vogliosi di coinvolgere quanto più possibile il territorio, anche su input di qualche associazione come la Proloquo, ad esempio, no? Qual è stata l'idea? E saremo brevi in questo. L'idea è stata quello di fare un incontro dove abbiamo invitato sia le scuole pubbliche sia le scuole materne paritarie private.
Vabbè, vi dico, e tutte le associazioni, vi dico che è stata partecipata in parte, abbiamo avuto l'adesione delle scuole paritarie. Le scuole pubbliche non so se saranno presenti o no, perché non sono venuti alla riunione, all'incontro che abbiamo fatto, quindi sono stati assenti. L'idea qual era? Quella di organizzare un momento di festa, nulla di particolare o di grandioso, in cui i bambini sono protagonisti di un sano divertimento, senza fare delle piccole festicciole di un'associazione o dell'altra, che ci sono anche, ben vengano. Abbiamo pensato di chiudere le vie del corso principale e di organizzare un momento per i bambini. Saranno presenti per esempio 4 postazioni differenti di gonfiabili, sappiamo che i bambini sui gonfiabili si divertono molto. Saranno presenti le 2 scuole di danza meritesi, quella di Sabina Maesana e quella di Roberta Falcomatà, avranno delle postazioni e si divertiranno a ballare in maschera tutti insieme. Saranno presenti le scuole paritarie, avranno ognuno la propria postazione con i bambini, che forse avranno dei temi particolari. Sarà presente qualche dolce per i bambini e sarà presente il trenino di Gerace. Il trenino di Gerace, che è un'attrazione particolare che noi avevamo già proposto in un giorno di Epifania, forse l'anno scorso, mi pare di sì. E abbiamo visto che i bambini si sono molto divertiti. Sì. Il punto di partenza del trenino di Gerace sarà la stazione, quindi alla fine del corso. Dalle 4:30 in poi vi saranno dei volontari che cercheranno di gestire nella maniera migliore il giro dei bambini. Poi il trenino farà un percorso semplice, che sarà la tenente Minicucci, e scenderà dall'Andrea Costa per riposizionarsi per il secondo giro sempre alla stazione. Quindi non passerà dal corso? Non passerà dal corso. Il corso lo teniamo in sicurezza chiuso, soltanto l'intersezione della Peppino Surfaro lasciamo aperta, tutte le altre saranno chiuse per consentire ai bambini di muoversi in libertà e in assoluta sicurezza sul corso. Nel momento in cui ci siamo riuniti con le associazioni e con le scuole paritarie, si era pensato di fare questo momento di festa tutti insieme il sabato, perché sappiamo che è un momento in cui siamo un po' tutti più liberi. Io no, Filippo, perché io sono turnista e ho un lavoro che lavoro di sabato e di domenica anche, certo. E come me molti altri. Però abbiamo pensato un po' al fatto di poter avere quanto più genitori liberi e quindi stare accanto ai loro bambini. Se non che alcune delle attrazioni previste per quel giorno, come per esempio il trenino o come per esempio il gonfiabile di turno eccetera, avevano già preso degli impegni, per cui, sapendo che la scuola pubblica farà un momento di festa di martedì a chiusura del carnevale, abbiamo pensato di dare l'occasione ai bambini di essere presenti sia nella festa di carnevale del martedì a scuola, sia in una festa di carnevale organizzata da tutti noi sul corso Garibaldi di lunedì. Capisco che può essere per qualcuno un problema lavorativo, però abbiamo pensato ai bambini e ad avere quanto più attrezzi possibile. Esatto. Comunque, un attimo che abbiamo una telefonata. Sì. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Io sono Domenico Lucera. Sì. E volevo fare una domanda all'assessore Crea. Prego. Assessore, io abito di fronte alla villa e molto spesso vedo molti ragazzi che non hanno rispetto della villa comunale. E credo che la villa dovrebbe essere un pochino più tutelata, perché vedere ragazzi che prendono i lampioni a botte di pietra è sinceramente una cosa vergognosa per noi militesi. Come mi vuole rispondere lei? Signor Lucera, lei ha ragione e questa cosa mi dispiace molto, non che sia la prima volta che questi casi o queste cose succedono, ci dispiace molto perché per due motivi credo, intanto perché la villa è un bene pubblico in cui i nostri bambini, nipoti, figli che siano, si divertono e cercano di stare in un ambiente sereno e tutelato, e per seconda cosa non capisco perché dei giovani debbano prendere a calci o a botte dei lampioni, ecco, che comunque sono di utilizzo pubblico, perché poi magari sono le stesse famiglie di questi giovani che si vanno a lamentare medici, del fatto che si vanno a lamentare che si vanno a lamentare, perché io faccio l'informatore medico e molto spesso li riconosco quasi tutti e sono figli di medici. Ecco, non capisco che cosa può portare un giovane. C'era stato un provvedimento che doveva essere chiuso alle 8, sì. Come mai non viene più chiusa? Sì, lei ha ragione, dico, non capisco come mai si possa prendere, magari distruggere qualcosa che può essere di utilizzo di tutti. Va attenzionata di più la villa, anche perché le dico, e approfitto di questa sua telefonata e la ringrazio, che questa amministrazione comunale ha voluto fortemente acquistare delle nuove giostrine sia per i ragazzi normodotati o che presentano qualche difficoltà motoria, e quindi verranno predisposte 3 giostrine nuove, quindi percorsi molto carini all'interno della villa comunale di Melito. Quindi mi auguro che si riesca a predisporre un servizio di vigilanza e di tutela della villa come bene comune, anche perché stiamo cercando di migliorarla per renderla più civile possibile.
possibile per avere dei nuovi giochini per i bambini, non lo so, ci veniva in mente di fare anche un campetto di golf, di bocce, quello che si può fare all'interno di una villa comunale per rendere l'ambiente più decoroso possibile. Però mi viene da dire anche, perché bisogna predisporre un servizio di vigilanza e non ci si rende conto che quello che si fa è a vantaggio di tutti? Anche se io non vado ad utilizzare la giostrina perché ho 15 anni o 16 anni, dovrei pensare che ci sono dei bambini che lo fanno. Io invito, approfitto della sua telefonata e la ringrazio ancora, invito le famiglie ad essere più presenti nella vita dei propri figli, ad insegnare loro i valori, perché è vero che l'agenzia educativa è la scuola, ma la famiglia è importante. C'è uno schifo che voi neanche immaginate. Io abito di fronte alla villa e stanotte è stata una notte infernale, perché noi fortunatamente lavoriamo tutto il giorno e sabato e la domenica sono i giorni che noi vogliamo riposare. Ci sono persone che hanno bisogno di riposare, certo. Ci sono persone che si mettono dentro la villa a vociferare a voce alta fino alle 2 alle 3 della notte e non capisco come mai i carabinieri e la polizia non interviene. Provvederemo a ripristinare il servizio di vigilanza della villa e magari ad un certo orario la chiuderemo, così come veniva fatto prima. Va bene, grazie per averlo segnalato. C'è di tutto, c'è di tutto. Poi dicono che le ragazzine vengono violentate, le ragazzine da Tremancia, ma le famiglie dove sono? La mamma, il papà, io non capisco. Certo. Ecco, io a breve diventerò papà, ma sicuramente le mie tanti auguri. Alle 4 della notte. Cerchiamo di essere più presenti nella vita dei nostri giovani. Comunque, insomma. Domenico, grazie per il tuo intervento. Buona giornata, grazie mille. Allora, assessore Bruni, vorrei domandare una cosa. La carta dei servizi verrà data nel momento in cui inizierà la differenziata oppure bisogna assieme ai kit attendere? È presente assieme ai kit, viene data assieme ai kit. Quando si ritirano i kit al centro di distribuzione di Via del Fortino sono presenti sia la carta dei servizi e sia anche il fascicolo per quanto riguarda la parte del compostaggio. Va bene? Chiaro? Bene, vi ringrazio. Grazie a buona te. Giornata. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie. Buona giornata. Grazie. Ecco. Grazie. Ci è arrivato un altro messaggio. Ecco, un'informazione. Per l'olio usato non c'è niente, grazie. Sì, sarà predisposto il servizio di raccolta. È un servizio attualmente itinerante, quindi saranno comunicate le date nelle giornate nelle quindi quali sarà la raccolta. Sì. Bene, assessore Crea, abbiamo parlato quindi di questa giornata. Diciamo quindi che domani pomeriggio a partire dalle 15:30 in poi, tra l'altro Filippo, a qualche provocazione di qualcuno, chi era assente che l'abbiamo spostata a sta giornata, vi dirò che l'abbiamo organizzata di lunedì e io sarò assente per almeno 3 ore perché ho un altro impegno a Reggio. Per cui questo per farvi capire la buona volontà del fare le cose. Si è pensato di più a mettere giustamente una festa dei bambini e ad avere delle attrazioni che potessero farli divertire quel giorno, piuttosto che pensare alla presenza dell'assessore Crea che sfila sul corso. Io sarò assente almeno fino alle ore 18, ecco, per un altro impegno. Nessuna sfilata da nessuna parte della sfilata, soltanto puro divertimento di tutti coloro che vorranno partecipare. Allora, io dico, e io non perché, ma l'ho sempre detto. Allora, se si fa qualcosa si critica, se non la si fa si critica, dice ah, quest'anno non ci sono stati i carri a merito, non si è fatto niente, ma no, invece già, e questa è una bella giornata che domani vivremo tutti quanti sul corso Garibaldi a me, ma soprattutto per i bambini, ma si possono divertire sicuramente poi, anche i grandi. Poi abbiamo la presenza ufficiale di Radio Studio 95 che è sempre presente, che io ringrazio, che realmente dà la comunicazione forte al territorio. Anzi, scusate perché era una nostra dimenticanza che abbiamo avuto, ma io vi ringrazio ufficialmente qui di persona, così come è stato fatto dal Presidente del Consiglio nel primo Consiglio Comunale in cui abbiamo avuto l'occasione di farla. Siete stati veramente efficienti, professionali e importanti per tutto il territorio meritese. Siete stati presenti al Festival di Sanremo, avete rappresentato Melito nella forma più bella possibile all'interno di uno spettacolo che è veramente qualcosa di importante a livello nazionale. Quindi per noi amministrazione, ma per tutto il territorio melitese, io penso di potervi ringraziare a nome di tutti, avete rappresentato il nostro paese e anche Melito è stato presente in una forma assolutamente positiva. Grazie, tra l'altro ho visto molte video, molte registrazioni, competenza, professionalità e avete dimostrato che anche Melito può essere competitiva nell'informazione dei grandi eventi nazionali, quindi un applauso a voi. Questa è una cosa che a noi ci fa veramente tanto tanto piacere, soprattutto quando l'amministrazione dice queste cose. Grazie
l'assessore Patrizia, Maria Bruni, insomma, ecco, per tutto il bene che ci volete. Noi cercheremo sempre di essere è assolutamente presenti. Meritato. Ecco. Abbiamo approfittato della telefonata del signor Nucera per dare quindi l'informazione dell'acquisto di queste tre giostrine nuove che sono messe in sicurezza all'interno del comando di polizia locale in quei locali. Perché? Perché bisogna fare un progettino ad hoc, installarli nella maniera tecnica più sicura possibile, quindi prima dell'estate verranno sicuramente installate. Quindi vi invito fin da oggi a prendercene cura tutti noi, perché fare la scelta di acquistare qualcosa è comunque la scelta di non utilizzare quel denaro per altro, per cui insomma ci sono delle priorità importanti. C'è da dire questo, soprattutto ai genitori. Io vi chiedo scusa, ma lo voglio dire, e approfitto che ci sono gli assessori qua. Quando si vedono i bambini che fanno dei danni, soprattutto alle giostrine, io abito pure io di fronte alla villa comunale e ho seguito una scena, ecco, che un bambino stava a fare un danno al seggiolino là che ruota dei bambini. Allora un genitore è andato a rimproverare l'altro, il genitore del bambino, ecco, stava facendo un po' la questione con l'altra persona che rimproverava. Voglio dire, non è questo la cosa giusta. Io dico che i genitori soprattutto devono educare i figli a non creare il danno, perché poi è un bene di tutti, soprattutto dei bambini. Ecco, come l'assessore già Crea ha detto, che queste giostrine prima dell'estate, anche la villa verrà messa in sicurezza e tanto altro, dobbiamo essere noi grandi a educare i bambini a non creare danni. Esatto. Questo, basta un po' più di senso civico da parte di tutti, perché, genitori ed adulti. Perché molti hanno paura a rimproverare se vedono un bambino, caro assessore. Però poi non abbiamo timore a dire ma come tenete le cose? Ci proviamo a tenerle bene, però il territorio meritese è ampio e grande. Dare attenzione ad una cosa significa toglierle in quel momento ad un'altra. Esatto. Qual è il senso delle cose? Che se del caso anche noi ci mettiamo lì a vigilare, portiamo i nostri bambini, gli insegniamo dei valori che comunque si riporteranno dietro nella vita. Io immagino che sia così. Sì, deve essere. Io li porto i nipotini alla villa, però sto attenta a quello che fanno, mi prendo cura di loro e anche delle cose che sono presenti lì. Ovviamente. Esatto, esatto. Va bene, speriamo che questo possa servire un po' assessore a tutti. Bruni, quanti. Diamo un'altra comunicazione. Prego. Di servizio, ci tocca, siamo qui presenti ed è giusto darla. La vuoi dare tu? Prego. Niente, per quanto riguarda lo scuolabus, così tanto atteso, così tanto conteso da parte dei genitori, lunedì sarà finalmente ripristinato il servizio. Grazie anche a noi amministratori che lo abbiamo voluto fortemente. E, niente, abbiamo avuto questo piccolo periodo naturalmente di servizio, cerchiamo scusa ai genitori, grazie per la pazienza che avete avuto e che avete dimostrato fino adesso. Purtroppo insomma ci sono stati dei piccoli problemi, sarà nostra cura appurarne la natura e e che cosa li abbia causati, ma adesso finalmente da domani si riparte. Quindi questo mi tocca un attimino anche intervenire su questo discorso. Devo quello che ho anche detto sempre da quando c'è stato l'interruzione del servizio, che gli amministratori stavano veramente facendo di tutto per ripristinare il servizio, e questo l'ho detto, ci tengo a dirlo pubblicamente, assessore Patrizia, ecco, perché ho sempre detto che si sta facendo di tutto per ripristinare il servizio scuolabus. Questo l'ho sempre detto, nessuno può dire il contrario, e questa è i fatti sono questi, che da lunedì il servizio riprende, anche se con veramente tanta fatica dagli assessori che hanno dato il massimo, e questo ve lo posso garantire io. Riprende il servizio, e c'è anche pure adesso in arrivo un altro scuolabus. Io una cosa infatti, ecco, la vorrei aggiungere, Filippo. Vi parlo come stessi parlando a casa in questo momento, quindi tra le mura domestiche in sicurezza. Vi dico che alle volte prendersi la responsabilità è una cosa difficile. Noi ce lo siamo sempre detti, ci siamo detti
che Melito non offre tantissimo, offre un po' di servizi che noi fortemente abbiamo voluto mantenere. Arrivare al punto di così all'improvviso avere un'interruzione di servizio e sapere che non dipende da una scelta politica, perché la scelta politica è sempre stata assistenza scolastica, assistenza agli anziani, assistenza ai disabili e scuola bus comunque efficienti e sempre funzionanti tutto l'anno. Arrivare al punto di dover avere un'interruzione di servizio sol perché qualche carta è stata prodotta male o qualche errore è stato fatto all'interno di un ufficio o dell'altro, beh, vi dico che non è stata una cosa facile da digerire. Noi ovviamente stiamo cercando di capire e sappiamo un pochino da dove è provenuto e da dove è arrivato questo errore, e questo è un problema interno all'amministrazione comunale e agli uffici comunali. E non è stato semplice ripristinarlo, Filippo, forse tu lo sai bene che hai vissuto un po' sì, le varie operazioni dell'amministrazione comunale. Abbiamo avuto un vantaggio, lo dico chiaramente. Intanto forse non riusciamo a sentire bene. Abbiamo un lavoro, lavoro in corso, ecco lavoro in corso. Il bello della diretta. Abbiamo avuto un vantaggio. Va bene. Io sono stata spesso presente in comune come l'assessore Bruni, come il sindaco stesso, a ricevere la delegazione dei genitori che aveva il diritto di avere un servizio di trasporto dello scuolabus. Attenzione, il problema era dover dire sì, ci stiamo lavorando, perché sapevamo bene che ci stiamo lavorando significa 15 giorni, 20, un mese passerà. Il vantaggio che abbiamo avuto è stato appunto l'arrivo di questo nuovo scuolabus che tu avevi annunciato, perché abbiamo un nuovo scuolabus più efficiente, più completo, bello da vedere e più utile per molti aspetti, avuto dalla provincia di Reggio Calabria. E che cosa consente? Consente di attivare anche un servizio di trasporto per disabili, per bambini che magari sono in carrozzina, molto più efficiente quindi come scuolabus. Questo ci ha consentito di attivare subito la funzionalità di una cooperativa sociale che si occupasse del trasporto scolastico. Abbiamo risolto quindi il problema del trasporto scolastico in questa maniera. Da lunedì riprenderà il servizio, ma con molto sacrificio e anche sforzandosi molto per capire come poter risolvere la questione, il problema, che vi assicuro oggi con molta umiltà siamo qui a prenderci la colpa di questa inefficienza. Però vi dico anche con altrettanta lealtà, perché ve lo devo dire, che il problema nasce da incartamenti di uffici comunali che non capiamo perché alle volte siano di traverso, non si occupano delle cose fondamentali e principali per gestire al meglio i bisogni della cittadinanza. Quindi ve lo dico e mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma verremo a capo anche di questo. L'unica cosa che l'assessore Bruni e io, ma anche tutto il resto dell'amministrazione, l'assessore Toscano, l'assessore della pubblica istruzione, ci tenevamo a dirvi è che forse, anzi senza forse, finalmente il problema si è risolto e da lunedì riprenderà il servizio nella sua normalità. Grazie per la pazienza che avete avuto e ci scusiamo ancora. Bene, quindi complimenti ancora all'amministrazione, anche perché se si voleva ignorare questo servizio, ecco, come molti lo hanno detto, dice tanto se ne fregano, invece questa è la dimostrazione che non è vero. Per le carte prodotte, se ce ne fossimo fregati, Filippo, esatto, il servizio non sarebbe più stato ripristinato quest'anno, esatto, ve lo posso assicurare io. Bene, io faccio i complimenti all'assessore Crea. La diamo un'altra informazione. Certo, certo, abbiamo ancora siamo qualche qua, minuto. Siamo attivi e stiamo lavorando, venite stiamo spesso, lavorando su tante cose spesso. E sarebbe veramente bello riuscire a mettere, quello che ci dicono spesso è che ci manca la comunicazione, forse perché siamo più intenti a voler fare e alle volte corriamo dietro le cose. Io però ci tengo a dirvela questa cosa perché è una soddisfazione per l'intera amministrazione comunale. Ci sarà un momento apposta, ci sarà una conferenza stampa, ma un anticipo ve lo diamo. Abbiamo avuto la fortuna e comunque anche l'abbiamo rincorso questo risultato di ottenere una cosa molto valida per l'intera area e per il comune di Merito. Mesi addietro avevamo partecipato, avevamo fatto un bando minori stranieri non accompagnati, la nascita di una vera e propria struttura che li accogliesse. La soddisfazione più grande è che in collaborazione con Exodus, che è l'agenzia che si è aggiudicata il bando, è stato fatto un progetto
talmente valido che si è classificato primo nella regione Calabria, 17esimo a livello nazionale, un progetto quindi totalmente finanziato che vedrà l'apertura di una nuova struttura per minori stranieri non accompagnati, e questo è che non è accoglienza di immigrati, ma una struttura vera e propria che se ne occuperà all'interno del nostro territorio. Questo è un successo molto importante perché, come vedete, dietro anche il lavoro quotidiano c'è anche tanta progettazione e tanta programmazione. Mi auguro che, siccome bandi e progetti ne abbiamo fatti parecchi fino ad oggi, questo sia il primo di tanti altri, di cui riceveremo la telefonata, il fax, un'email o una PEC per dirci è stato approvato il progetto. Quindi con grande soddisfazione lo annunciamo oggi, grazie, per la prima volta, però vi sarà poi specificato e dettagliato in un'apposita conferenza stampa alla presenza del sindaco. Complimenti veramente, perché state veramente facendo tantissimo, con mille difficoltà. Come sta il sindaco? Il sindaco, per il piacere di tutta la cittadinanza, si sta riprendendo, dai, comincerà ad essere nuovamente in giro per il paese come solo lui sa fare, perché solo lui sa fare. Non si ferma mai. Dalle 6 del mattino alle 10 di sera, sicuramente in giro per il paese a stare accanto alla gente e cercare di risolvere al meglio i problemi. Quindi si sta riprendendo. Approfittiamo l'occasione per salutarlo, perché sicuramente ci starà ascoltando. Sindaco, mi raccomando, si riprenda, anche perché ieri la sua Juventus ha vinto ancora. Insomma, stia tranquillo per quanto riguarda il calcio. La gente ha bisogno di vederla ancora in giro, come diceva l'assessore. Vi assicuro che non è stato a casa tranquillo un solo giorno. Sì, assolutamente. Ognuno di noi riceveva circa 10-15 telefonate al giorno. Sì. Ma stai vedendo, stai cercando, ti sei occupata di questo, vai lì, vai qui, vai lì. Insomma, premuroso. Sindaco, assolutamente. Non si ferma mai. Io abbiamo ancora poco tempo, vero? Da regia, pochissimo, ecco, abbiamo ancora qualche minuto, non lo so, possiamo chiudere così, perché... Io mi pare che, ecco, abbiamo dato le informazioni che comunque l'assessore Bruni poi magari ci lascerà pure delle indicazioni, se la gente chiama noi daremo ulteriori. Ah, mi stavo dimenticando, prego, una cosa importante: lo stesso disservizio che c'è stato nello scuolabus, benché fosse magari visto da meno persone, lo abbiamo avuto al campo comunale, lo stadio comunale. Ecco, il campo, quindi chiedo scusa ufficialmente per questo. E anche lì ci siamo attivati ed è ripresa la gestione e la custodia del campo nella maniera più efficiente possibile. Ricordo a tutti che la tribuna è inibita, quindi la tribuna dello stadio Saverio Spinella non può essere fruibile in questo momento, in accordo anche con la caserma dei carabinieri, ma questo soltanto a vantaggio e per l'incolumità di tutti coloro che frequentano l'impianto sportivo. Bene, quindi scuolabus riattivato, campo sportivo pure, la villa comunale riprenderà prima dell'estate, tutto quanto con altri giochini nuovi, la differenziata, insomma, cosa vogliamo di più? Grazie all'amministrazione comunale che sta lavorando tantissimo e sono qui a metterci la faccia, altrimenti voglio dire... Sempre, ecco, dico, questo quindi, sempre. Sicuramente, non c'è dubbio. Io vi ringrazio, vi invito a venire spesso, quando volete, per parlare un po' e risolvere, magari ecco, aiutiamo la gente a capire come funziona veramente l'amministrazione comunale e quello che stanno facendo. Niente, vi ringrazio e vi auguro una buona domenica. Grazie a voi, una buona domenica a tutti. Ecco, grazie. Gradite una canzone? Io ho Marco Mengoni adesso che arriva. Bella, sai che è molto bella. Bella? Perfetta, bella. Sì. Volete fare una dedica particolare? Ma la dedichiamo a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando, che sia davvero una buona domenica di gioia e di serenità, perché la domenica è un momento familiare, diciamocelo. Assolutamente, a tutte le mamme, a tutti i papà e a tutti i bimbi, oggi è la giornata dedicata a loro con le sfilate in maschera, quindi una buona domenica e buon divertimento a tutti. Vi aspettiamo domani pomeriggio dalle 15:30 in poi sul Corso Garibaldi. Senza sfilata, tutti in maschera. Senza sfilata dell'assessore Crea, che arriverà in ritardo. Io arriverò in ritardo. Ecco, vabbè. In trenino, ma in ritardo. Va bene, grazie, buona domenica. Buona domenica.